Il Leicester non è più una delle favole del calcio. Le Volpi retrocedono in Championship dopo 9 anni, a 7 dall'incredibile trionfo in Premier sotto la guida di Claudio Ranieri. Per salvarsi, il 21 sul West Ham, la prossima rivale della Fiorentina nella finale di Conference, la seconda nelle ultime 17 partite, non è bastata. Troppo poco per mantenere il posto nella massima serie. Quando sono subentrato, con 8 partite ancora da giocare, ha aggiunto, sapevo che servivano almeno 11 punti, ma ne abbiamo fatti 9. Sono deluso, mi dispiace per la proprietà e per i tifosi, ha concluso il tecnico che era retrocesso anche lo scorso anno, con il Norwich. Retrocesso anche il Leeds, si salva l'Everton, il Leicester ha chiuso al terz'ultimo posto, con 34 punti, a 2 dall'Everton che si è salvato in extremis grazie alla vittoria per 10 sul Bournemouth con i 40.000 di Goodison Park col fiato sospeso fino al 100, grazie ai 10 di recupero concessi dall'arbitro. Poi la festa per la permanenza in Premier, dove i Toffees hanno sempre militato da quando è stata fondata nel 1992. Il Leeds, che era il maggiore indiziato per la discesa, ha confermato i pronostici perdendo 4-1 in casa col Tottenham tra i fischi del pubblico Elland Road, per lo più rivolti al patron Radrizzani, al quale viene rimproverato di non aver saputo costruire nulla dopo il 9° posto 2 anni fa, con il loco Bielsa in panchina. Cade il City, l'Aston Villa torna in Europa dopo 12 anni l'ultima giornata, con 10 partite in contemporanea, fa ben sperare l'Inter in vista di Istanbul. Perché Manchester City ha chiuso il campionato cedendo al Brentford, squadra che, come i nerazzurri di Simone Inzaghi, gioca con tris difesa. Ma il City, che non perdeva da 25 gare ufficiali, era senza Haaland e De Bruyne, tenuti fuori in vista delle finali di FA Cup e Champions League. Al di là delle due retrocessioni, la novità più importante è il ritorno in Europa dopo 12 anni dell'Aston Villa, rinato da quando in panchina si è seduto Unai Emery battendo 21 il Brighton di De Zerbi. I Villans hanno conquistato 7° posto e quindi l'accesso alla Conference League, respingendo l'ultimo assalto del Tottenham che, invece, resta fuori dalle coppe dopo 13 anni. Risultati: 38esima giornata domenica Arsenal Wolverhampton 50 Crystal Palace Nottingham Forest 11 Everton Bournemouth 10 Leeds Tottenham 14 Leicester West Ham 21 Manchester United Fulham 21 Classifica: Manchester City 89 punti, Arsenal 84, Manchester United 75, Newcastle 71, Liverpool 67, Brighton 62, Aston Villa 61, Tottenham 60, Brentford 59, Fulham 52, Crystal Palace 45, Chelsea 44, Wolverhampton 41, West Ham 40, Bournemouth 39, Nottingham Forest 38, Everton 36, Leicester 34, Leeds 31, Southampton 25. I verdetti: City campione di Inghilterra, Manchester City, Arsenal, UTD Newcastle ai gironi di Champions, Liverpool e Brighton qualificati ai gironi di Europa League, Aston Villa alla Conference, Leicester, Leeds, Southampton retrocesse a campionato.